Ciao, ciao a tutti. Finalmente mi sono decisa di fare il tutorial della mia Kokeshi. Mia tra virgolette, naturalmente, perché voglio sottolineare che questa non è un lavoro che ho inventato io. Io ho visto un tutorial di una ragazza che credo sia spagnola, che comunque metterò il link sotto nell'info box al video e al suo canale. Ho visto questo tutorial, mi è piaciuto tantissimo e l'ho realizzato. Però molte ragazze, insomma, che avete visto i miei lavori, mi avete chiesto se per piacere potevo farvi il tutorial perché magari non capivate bene lo spagnolo, magari non capivate, non so, ognuno ha il suo modo di spiegare alla fine, quindi non so, magari non vi piaceva anche come era spiegato. Quindi ho deciso di farvi vedere la mia versione. Questa che vi faccio vedere adesso è una delle prime che ho realizzato ed è praticamente preciso, cioè è proprio il tutorial della ragazza, insomma, il tutorial che ho seguito di questa ragazza. Invece adesso, col passare comunque del tempo, come mi capita quasi sempre, personalizzo un po' i miei lavori perché magari preferisco certe cose lavorarle in una maniera diversa o che ne so, aggiungo qualche giro, come infatti è capitato per questo lavoro. Va bene, adesso incominciamo, vi faccio vedere come la realizzo io, poi vabbè, per decorarla ci vuole solo tanta fantasia. Questa vabbè era una delle prime, quindi abbastanza semplice. Poi vabbè, di solito non è che le decoro tantissimo, insomma faccio questa cosa che a volte la faccio con una catenella, una serie di catenelle, altre volte ho fatto la spighetta a rumorino, altre volte ho semplicemente cucito. Poi vabbè, dipende. Va bene, allora, partiamo. Vi servirà naturalmente un colore per il viso. Io alcune le ho fatte anche il rosa, insomma, un color carne. Adesso non ce l'ho, quindi uso questo, che comunque va bene lo stesso. Perché, insomma, che praticamente questa dovrebbe essere una geisha e quindi comunque sono abbastanza chiare, bianche, diciamo. Poi un colore per i capelli, io userò il nero e poi per il corpo il viola userò. Vabbè, quindi prendete l'uncinetto, poi vabbè, cosa ci servirà? Naturalmente l'ovatta, insomma le solite cose che servono per fare gli amigurumi. Allora, lei ad esempio nel suo video la lavorazione la fa a spirale e io invece adesso ho deciso di farla comunque a cerchio, quindi di chiudere perché il segnetto che poi viene fuori, soprattutto nella testa, ad esempio, lo nascondiamo dietro i capelli. Così nei capelli comunque non si vede perché è nero e poi nel corpo ci serve perché ci segna proprio questa linea qua. E quindi secondo me è anche più comodo perché sappiamo già dove attaccare insomma, questa decorazione qua. Ok, quindi incominciamo dalla testa, sempre il nostro cerchio magico. Si mette a fuoco. Ok. Catenella, i nostri 6 punti bassi, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi tiriamo il filo. E chiudiamo quindi con un punto bassissimo la nostra lavorazione. Ok. Il secondo giro catenella e aumenti, quindi 1 e 2 punti in ogni punto basso precedente. Ok, e quindi come abbiamo già detto, 1 e 2, continuiamo così per tutto il giro. Al termine del giro, come sempre, i nostri 12 punti bassi. Così.
Eccoci qui con i nostri 12 punti bassi, facciamo il punto bassissimo per chiudere e poi iniziamo col terzo giro, catenella, punto basso e aumento, 1 e 2, un punto basso e un aumento. Ok, al termine del giro naturalmente 18 punti bassi. Ok, i nostri 18 punti bassi, il solito punto bassissimo per chiudere. E ora facciamo l'ultimo giro di aumenti, quindi una catenella, un punto basso, due punti bassi e un aumento, 1 e 2. Quindi 2 punti bassi e un aumento per un totale di 24. Ok, quindi i nostri 24 punti bassi, punto bassissimo. E ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare altri 3 giri sempre con 24 punti bassi. E quindi ci vediamo al termine. Ok, quindi dopo aver terminato i nostri 3 giri di 24 punti bassi, avremo questo risultato qua. Ok, quindi adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni. Quindi catenella, metà fuoco, un punto basso, due punti bassi e una diminuzione. Quindi, come al solito, prendiamo solo la parte esterna del punto. Ecco qui. Quindi, due punti bassi e una diminuzione per un totale di 18 punti. Quindi, dopo aver fatto il giro, quindi aver ottenuto i nostri 18 punti, facciamo l'altro giro di diminuzioni, quindi catenella, un punto basso e una diminuzione. Ecco qui. Quindi un punto basso e una diminuzione per un totale di 12. Dopodiché dovremo riempire perché poi ci manca solo l'ultimo giro di sole diminuzioni e quindi il lavoro si chiude. Ok, quindi ho finito il giro di 12 punti bassi, ho riempito e ora facciamo l'ultimo giro che è di sole diminuzioni. Quindi da 12 facendo sole diminuzioni passiamo a 6 punti bassi. Io ora lo faccio perché adesso con il cellulare davanti mi viene un po' complicato, quindi lo faccio e poi vediamo perché poi, vabbè, ci serve naturalmente il lago per mettere 2 punti, ok? Quindi ci rivediamo tra un attimo. Ok, quindi ho fatto l'ultimo giro, ora faccio una catenella e taglio il filo un po' lungo perché dobbiamo infilare il lago, vabbè, non troppo, giusto un pochino, ecco qua. Ok, ecco qua, quindi infiliamo l'ago. Ecco, quindi siccome va bene, rimane un piccolo buchino, anche se poi questa parte io la copro con i capelli, però vabbè, lo metto allo stesso un paio di punti perché non, per essere insomma un lavoro meglio rifinito, diciamo. Ma giusto 2 puntini, non è che. Ok, ora faccio così. Ecco tiro, infilo, lo faccio uscire dall'altra parte. Sempre le pinze perché non riesco a tirarlo fuori. Ecco qua. Ora taglio. Ok, quindi la nostra testa è pronta. Ora passiamo ai capelli.
Dunque, dovete fare, io l'ho già fatto e non ve lo ripeto perché è la stessa cosa della testa, quindi non mi sembra inutile stare a ripetere 20.000 volte le stesse cose. Dovete fare quindi un cerchietto di 24, cioè un cerchietto naturalmente si parte dai 6 punti bassi con gli aumenti fino ad arrivare a 24 punti bassi, quindi è lo stesso lavoro che abbiamo fatto per la testa. Dopodiché, arrivati ai nostri 24 punti bassi, dobbiamo fare altri due giri, sempre di 24 punti bassi. Una volta fatti anche quei due giri, facciamo... siamo arrivati, insomma, a questo punto. Adesso col nero non so se metterà fuoco bene. Ok. Giriamo il lavoro così. Ce lo giriamo all'interno, diciamo. Così facciamo una catenella e facciamo 17 punti bassi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ok, arrivati a questo punto, naturalmente dobbiamo girare di nuovo il lavoro. Facciamo una catenella e il primo punto, invece di farlo nel primo, lo facciamo direttamente nel secondo, perché praticamente dovrebbe essere la prima diminuzione. Quindi facciamo una diminuzione facendo il punto basso nel secondo punto e poi facciamo tutti i punti fino alla fine. E alla fine, invece, quando arriviamo al penultimo punto basso, lo saltiamo e lo facciamo direttamente il punto basso nell'ultimo punto basso. Ok? Spero di essere stata chiara. Ora li faccio e poi vi faccio vedere. Ok, quindi sono. Vedete che ho ancora due punti, non si vede molto bene. Comunque, invece di farlo qui, salto, lo faccio direttamente qui il punto basso. Ok, così. Giriamo di nuovo, catenella, di nuovo saltiamo il primo punto basso e lo facciamo direttamente nel secondo, così. Poi facciamo 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Di nuovo saltiamo un punto e lo facciamo direttamente nel successivo, così. Poi un punto basso, di nuovo saltiamo un punto, altri 3 punti bassi, 1, 2 e 3, e poi di nuovo saltiamo e facciamo l'ultimo punto. Ok, e così abbiamo fatto i capelli. Adesso purtroppo col nero non si vede tanto bene, ma vabbè, così. Ok, adesso facciamo una catenella e tagliamo un bel po' di filo perché poi ci serve per cucire i capelli alla testa e anche per fare gli occhi. Quindi così. Io ho tagliato un bel pezzo di filo, vedete? Ok, poi vabbè, questo lo lasciamo. Ok, mettiamo da parte e facciamo la codina. Codina naturalmente ne potete fare una, due, quelle che preferite. Io ora ne faccio solo una. Quindi facciamo il nostro cerchio magico, i nostri 6 punti bassi. 1, 2, 3. Quattro, cinque e sei. Chiudiamo a cerchio naturalmente. E poi facciamo il secondo giro di aumenti. Quindi facendo gli aumenti arriviamo a 12 punti bassi.
Dopo aver fatto gli aumenti, facciamo un altro giro sempre di 12 punti bassi. E poi basta, poi facciamo le diminuzioni ed è pronta. Comunque va bene, ora facciamo gli aumenti. Ecco qui con i nostri 12 punti bassi. Ora ne facciamo un altro giro sempre di 12. Ecco qui. Adesso semplicemente dobbiamo fare le diminuzioni e tornare a 6 punti bassi. Adesso diciamo che è un po' difficoltoso, cioè difficoltoso, vabbè, non è che stiamo facendo chissà cosa, però è un po' più difficile perché è piccolissimo, però si possono fare. Quindi adesso io lo faccio, spengo il telefono perché altrimenti non riesco a lavorare e poi vi faccio vedere. Ok, eccola qui. Allora, una volta che abbiamo fatto le diminuzioni, abbiamo quindi abbiamo ottenuto i nostri 6 punti bassi. Cosa ho fatto? Ho fatto una catenella e ho chiuso il lavoro, va bene, lasciando un pezzettino di filo perché poi ci servirà per cucirlo ai capelli. Dopodiché, ho riempito la codina un pochino con l'ovatta. Nel buchino che rimane, se non riuscite, potete mettere anche, che ne so, qualche pezzo di filo di scarto che magari vi viene meglio. Io a volte faccio anche così perché così rimane un po' più, cioè, altrimenti si vede che rimane vuota e non mi piace, quindi un po' la riempio sempre. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Ecco, dobbiamo infilare l'ago nel filo che abbiamo lasciato della codina, così. Vabbè, così già lo sapete fare. Non è che. Poi mettiamo magari 2 punti per chiudere il cerchietto che è rimasto qui. Scusate, col filo nero non si vede niente, però non sapevo, cioè i capelli li devo fare per forza scuri. Ok, poi dobbiamo attaccare la codina ai capelli. Allora, la potete attaccare o al centro oppure da una parte, come preferite voi. Poi, vabbè, io adesso, ad esempio, questa l'avevo attaccata qui da una parte. Cioè, ad esempio, anche questa sinceramente la voglio attaccare da una parte. Quindi scegliamo la parte che più ci piace e mettiamo 2 punti da una prima nei capelli e poi rientriamo nella codina. Scusate che non vi sto facendo vedere granché forse, però. Come dico sempre, è difficile lavorare con il cellulare davanti. Ok. Vabbè, mettete un bel po' di punti. Fino a quando vedete che la codina comunque rimane ferma. Ok. Io ne ho messo forse 3 o 4. Ok, quindi infilo l'ago, lo faccio uscire dalla parte interna, giro i capelli e poi con il filo che è rimasto del cerchio magico faccio un nodino, così fermo anche tutti e due i fili. Ok. E adesso posso anche tagliarli. Così. Ok, poi giriamo. Ecco qua. La codina. Va bene. Allora, adesso infiliamo l'ago nel filo dei capelli. Se ci riesco. Ogni tanto, ecco qui, prendiamo la testa e allora vedete qui come abbiamo chiuso, quella cerchiamo di metterla dietro,
dove ci stanno i capelli. Ops, scusate, vedete? Io la metto dietro. Ok. Una volta che l'abbiamo sistemata, così, iniziamo a cucire. Quindi mettiamo primo punto, così, prendiamo i capelli e infiliamo l'ago, così. Ops. Poi di nuovo prendiamo i capelli, cerchiamo di andare naturalmente dritte, altrimenti rimane storta la lavorazione. Uffa, ma perché mi fa così? Ok. Ops, scusate. Ok, spero che capiate, insomma, anche se non si vede tanto bene purtroppo col colore nero, forse era meglio che lo facevo marron, però ormai è fatto, insomma. Ok, e poi lo cuciamo anche dietro, qua sotto. Poi qui sta facendo un caldo allucinante. Beh, adesso ci sono le nuvole, come ho deciso di girare il video. Boh, vabbè. Ok, abbiamo cucito tutto. Adesso cerchiamo di uscire. Ad esempio, da qui. Ecco, certo. Non esci. Per fare gli occhietti. Allora, li possiamo fare così, dritti, oppure io adesso li faccio gli occhi cattivi. Cattivi, vabbè. Forse, vediamo se va bene così. Ok, mi piace. Bah, vabbè, poi. Eccola qui. Così. Ecco, molto probabilmente non vi ho fatto vedere, non me ne sono accorta. Vabbè, comunque sono uscita da qui, ho rinfilato qui il filo, poi da qui sono uscita qui e ho rinfilato qui. E poi sono uscita da un punto qualunque della testa. Vabbè, comunque, poi possiamo uscire da dietro magari, fare una specie, scusate, una specie di nodino. Così, rientriamo così e poi infiliamo il filo, usciamo, che ne so, da qua, con la pinza naturalmente. Ok, e adesso tagliamo il filo. Quindi la nostra testa è pronta. Ok, questo video durerà un'eternità sicuramente, scusate se sono una palla. Va bene, la testa la mettiamo da parte, ora prendiamo il corpo.
Allora, dovete di nuovo arrivare ai soliti 24 punti bassi, come vi ho già fatto vedere per la testa, e vi ho detto che non ve lo rifaccio vedere perché insomma è sempre la stessa solfa. Adesso dobbiamo fare un altro. Una volta che siamo arrivati ai nostri 24 punti bassi, scusate, ok. Dobbiamo fare un altro giro di 24 punti bassi, catenella, però prendendo solo la parte interna del punto, così. 1, vedete? Prendiamo questa. Ok? Quindi dobbiamo fare tutto il giro in questa maniera, prendendo solo questa parte del punto. Eccoci qui. Quindi fatto questo giro prendendo solo la parte interna del punto, chiudiamo a cerchio e poi facciamo altri tre giri sempre con 24 punti bassi e poi ci rivediamo al termine. Ok, ecco terminati i nostri tre giri di 24 punti bassi, siamo a questo punto. Adesso dobbiamo fare un giro di diminuzioni, quindi cosa facciamo? Catenella. Un punto basso, due punti bassi e una diminuzione per tutto il giro. Quindi per tutto il giro due punti bassi e una diminuzione. Al termine del giro avremo 18 punti bassi. Quindi con questi, cioè praticamente facciamo anche un altro giro sempre di 18 punti bassi. Ok, eccoci qui. Dopo il giro delle diminuzioni e il giro successivo sempre di 18, dobbiamo fare gli ultimi due giri di diminuzioni per chiudere il lavoro. Quindi adesso dobbiamo fare un punto basso e una diminuzione. Quindi un punto basso e una diminuzione. E via per tutto il giro. Quindi al termine del giro avremo i nostri, scusate, 12 punti bassi. Ecco qui, quindi dopo aver ottenuto i nostri 12 punti bassi riempiamo, perché adesso dobbiamo fare l'ultimo giro che è solo di diminuzioni. Quindi adesso facciamo la catenella, facciamo tutte le diminuzioni, avremo 6 punti bassi. Chiudiamo a cerchio come sempre, facciamo un'altra catenella e tiriamo il filo lungo perché ci serve per poi cucire la testa. Ok? Adesso lo faccio, poi vi faccio vedere. Ok, quindi il corpo è terminato. Adesso vabbè, rimane un piccolo buchino qua, quindi mettiamo due punti, ma vabbè, non è che sia necessario. Anzi, facciamo così, usciamo direttamente da qua. Iniziamo a cucire la testa. Allora, vedete questa riga qua, dei punti che abbiamo chiuso? Questa io cerco di cucirla sempre davanti perché per me cioè, è utile per poi attaccare le catenelle o la spugnetta rumena, quello che vogliamo fare. Anche il rillo, io a volte lo ricamo anche, anzi oggi lo ricamerò così lo vedete. Quindi cerchiamo di attaccarlo davanti la testa. Adesso io non so se riuscirò a farvelo vedere bene. Questa sarà un'impresa per me, cucire col cellulare davanti. Credetemi. Sì, infatti, già non vi sto facendo vedere niente. Ok, così vediamo un po' cosa viene fuori. È un po' complicato, cioè complicato, non è che sia chissà che cosa, però farvi vedere, cucire e far vedere, infatti vedete, non riesco a perché tiro su, mi viene da tirar su per vedere bene. Sì, mi viene abbastanza difficile. Eccomi, c'è anche il lago.
Vabbè, comunque, cercate di cucire la testa. Vedete? Così. Fermatela bene, fate diversi punti perché altrimenti rimane molle, fa schifo. Cioè, se io poi faccio io realizzo di solito dei portachiavi, quindi se mi rimane molle, molle, cioè, è bruttissima. Quindi io adesso termino di cucire e poi torniamo per le decorazioni. Eccolo qui. Allora, io adesso ho attaccato per bene la testa e adesso decoriamo. Allora, in questo caso invece di fare come ho fatto qui, tipo le catenelle, cucirle, voglio direttamente cucire la riga, diciamo, che c'è già segnata. Quindi entro da qua. Con il turchese, ho messo il turchese perché col viola mi piace tantissimo. Entro quindi da sotto ed esco qui. Ok. Ecco, c'è il fiorellino. Ok, così. E adesso inizio a cucire tra le maglie, diciamo, passo il ago tra le maglie e faccio dei segnetti così. Spero che si veda. Così non è che non faccio niente di tanto complicato. Già lo sapete, ce lo dico sempre che sinceramente a me non va di complicarmi la vita. Cerco sempre di fare così dei segnetti a casaccio fatte, non è che andate avanti così fino a su. Seguendo la riga dei punti che vi ho detto prima, cioè dei punti come abbiamo chiuso il lavoro in pratica a cerchio. Ok. No, qui ho sbagliato, scusate, sono andata troppo in là. Devo uscire qui. Ora non riesco. Ecco. Ogni tanto do un colpo al cellulare. Ok, vedete? A questo punto faccio un paio di giri così di cotone. Poi mi rinfilo qua, ad esempio, così. Così. E poi faccio qualche decorazione magari qui. Oppure posso attaccare dei bottoni.